ragazzi, un saluto da Giacomo. Dopo la live ufficiale dei lenti fumatori del tubo del 23 dicembre, un video riassunto dove vi raccontiamo i nostri 5 tabacchi e le nostre migliori 5 pipe che ci hanno accompagnato in questo fantastico 2018 insieme. Parto a bomba. Inizio dai tabacchi. Vincent Manil Reserve du Patron. Un naturale unico nel suo genere. I miei preferiti: J.L. Peace, Telegraph Hill, un Virginia Perique veramente degno di nota. Un altro J.L. Peace, Westminster, una English ricca, grassa, in grado veramente di accontentare anche l'appassionato più esigente di misture inglesi. L'intramontabile Samuel Gewitt Full Virginia Flake, un tabacco che non ha bisogno di presentazioni, incredibile per i suoi, lo sviluppo di aromi, veramente un'evoluzione incredibile. La new entry per me è assoluta e imprevista, Gewitt Hoggard Enerdale, un aromatizzato di grandissima qualità, con tabacchi alla base veramente, veramente pregiati. Un profumo d'incenso unico e irripetibile. Le pipe, una Calabash in vera zucca che ho preso, trovato d'occasione, una pipa che ho inserito non tanto per la qualità della sua fumata, ma perché è una pipa che ho sempre desiderato avere e che mi piace un sacco anche solo da vedere. Una vecchia Peterson Sterling Silver, una pipa che fuma incredibilmente con le misture inglesi, una pipa elegante che ho imparato ad amare tantissimo quest'anno, anche questa presa usata. La prima morta, una Volpe che trovo veramente azzeccata, anche questa dal meglio di sé con le English, ma anche con i naturali. Materiale nuovo, ottima scoperta. Una pannocchia con bocchino customizzato, una pipa che penso ogni fumatore dovrebbe avere, economica. Ottimo rapporto qualità-prezzo, io la fumo ultimamente tantissimo col Semois e trovo che sia fantastica. Ultima, la pipa che stavo fumando, appena arrivata, regalo di Natale, una Giacomo Penzo, una Rhodesian, non ci poteva essere regalo migliore e più azzeccato per quanto mi riguarda. Vi ringrazio davvero di averci seguito quest'anno. Vi faccio i miei migliori auguri per le feste di Natale e per l'anno nuovo. Passo la linea agli altri. Grazie Giacomo per la linea e adesso tocca a me. Top 5 tabacchi, top 5 pipe. Cominciamo subito. Allora, senza perdere tempo. Top 5 tabacchi. Primo tra tutti, Bowlegged Beer. Non la classica English, ho un sacco di tabacchi dentro, ho preso il Perique, il Burley, il Virginia, gli orientali, veramente buonissimo, forte, deciso, con un gusto diverso da tutte le altre English. Poi, Samuel Gewitt Virginia Flake, l'ho preso sfuso, non l'ho confezione da farvi vedere, veramente ottimo. Virginia completo, pieno di aromi, un'ottima evoluzione, quindi mi ha conquistato. Subito dopo troviamo il Samuel Gewitt 1792 Flake, anche quello non ha confezione perché l'ho preso sfuso. Anche quello grandissimo tabacco, un Virginia Kentucky aromatizzato dal whisky e alla cava di tonka, veramente molto buono, spettacolo, mi è piaciuto un casino questo tabacco. Allora, poi abbiamo GLP's Gaslight, eccolo qua, anche questo qua ha una English mixture molto, come si può dire, profonda e tenebrosa. Abbiamo un ottimo Virginia, abbiamo anche dell'Latakia, gli orientali e veramente tabacco top,
e che richiama un po' l'atmosfera suggestiva dell'etichetta. Ultimo, ma non ultimo, ne ho due, perché alla fine saranno sei, però non sapevo decidermi. Friendship Mixture numero 1, che è una mistura che ho fatto io con il mio amico Daniele, veramente buonissima. Si tratta di un English Mixture con una buona percentuale di attacchi orientali, ma anche di Virginia, che veramente lo rendono un tabacco diverso dagli altri. È proprio fatto, diciamo così, da noi e a noi garba parecchio. L'altro pari merito, lo Church 128, anche questo qua preso sfuso, non ho la T indietro, quindi però buonissima English, veramente spettacolare con un perico molto fruttato. Passiamo di velocità alle pipe. Allora, numero 1, la mia prima pipa, che secondo me è quella che fuma top, veramente bellissima, fuma da Dio, la mia Molina. Prima pipa e mai delusioni con queste. Spettacolare, fuma veramente bene. Poi, seconda posizione, abbiamo la pipa che mi ha venduto Giacomo, la pipa Corsellini. Dritta, una canadese un po' cicciona, ma veramente fuma da Dio, dedicata ai naturali perché è una radica molto dolce. Subito dopo, Peterson Standard System Shape 307. Anche questa l'ho fumata un po' di volte, veramente bene, si fa riaccendere poche volte il tabacco, fumate sempre fresche, il fornello non si scalda mai, acquerugio, vabbè, neanche parlare perché è standard system, però veramente pipa ottima e spettacolare. Poi cosa abbiamo? Ah sì, un Evergreen Savinelli Dry System 2614. Presa al mercatino, veramente spettacolare, come nuova, bellissima, dedicata all'English e fuma veramente, veramente, veramente bene. Ultima, ma non ultima, la Stanwellona, mega mitica, enorme, dimensioni sproporzionate, venatura spettacolare e anche questa regala ottime fumate. Ok, passo la linea agli altri. Ciao! Grazie, ciao a tutti. E partecipo anche io a questa top 5 di quest'anno. Allora, partiamo subito con un Evergreen, è un tabacco che purtroppo non viene più prodotto, della McClelland, è il Frogmorton on the Town, classica English Mixture, che io trovo ancora eccezionale, me ne sono rimaste ancora una lattina, oltre questa che è già aperta. Il Maltese Falcon della Gile Peas, che è un'altra English Mixture tipicamente da fumare la sera, ecco, molto molto buona. Gile Peas sempre, White Nights, altra English Mixture che io trovo eccezionale, mi ha accompagnato per tutto l'anno. L'Elizabethan Mixture della Daniel, questa è una miscela che riesco a fumare tranquillamente, che ho fumato un po' per tutto l'anno, ma che trovo molto buona da fumare durante l'arco della giornata, ecco, durante il giorno, ecco. È un Virginia Perique. E l'immancabile Squadron Leader della Samuel & Gavitt, anch'esso English Mixture. Passando alle pipe, sto fumando una Duncan di Volpe, una Daniel 1103, molto piccolina, billiard, la Mimmo Provenzano Immorta Poker con cannello in bambù. Una Scorti che ho riscoperto recentemente, una pipa che c'ha già un po' di annetti, una Scorti Sabbia di Oro e che fuma benissimo, Ghiera in argento e che mi ha accompagnato e ha ripreso di nuovo a riaccompagnarmi in questi ultimi giorni. E poi la Reverse Calabash di Mimmo Provenzano col cap in peperoncino e questa devo dire che anch'essa eccezionale. Passo la linea a qualcun altro. Ciao ragazzi, grazie.
Ragazzi, mi unisco anch'io alla rassegna delle 5 pipe e 5 tabacchi. Qualcuno riderà sapendo il numero di pipe che ho io, ma tanto voi 5 ne vedrete. Sono gonfio come un pallone, bianco come un morto. Queste vacanze mi stanno segnando. Partiamo a bomba sulle 5 pipe numero 1. Ciarata recuperata da un mercatino che fuma come Bob Marley. 2. Ascolti ricevuta dal grande Giacomo. È una grande pipa. Il veliero regalata da mia moglie. Spettacolare. Con Virginia e affini funziona che è una meraviglia. Questa è una Gasparini, mi dimentico sempre il nome, bellissima come estetica, mi piaceva un sacco, che uso con gli aromatizzati. È la prima pipa che ho acquistato, che è una Brebbia, che per adesso l'ho adibita a English Mixture perché mi serviva la doppia per l'English. Sta fuori la Lubinsky, ma voi potreste pensare che stanno fuori 20.000 pipe. Questa qua non posso dire ancora niente perché mi è stata regalata a Natale e non posso dire niente. Passiamo ai tabacchi. Primo tra tutti, l'unico che non deve mancare assolutamente è questo qua, ma non perché ci sia solo Parklane dentro, ma perché lo tengo qui dentro. È in realtà una miscela col Kentucky, cioè è 25% Parklane, 25% Anfora Giallo, 50% Toscano 1492. Quello per me non deve mai mancare. Come in English, Old Dublin, una English Mixture che mi piace un botto proprio, e forse la più buona che abbia provato fino adesso, se la gioca un po' con Rondò, però Rondò ha il taglio che non mi piace, quindi vince questo. Aromatizzato, Brebbia Sinfonia, agli agrumi, all'arancia, così, spettacolare. Tabacco, un po' impegnativo, però impossibile non metterlo nella lista. Springtime di Samuel Gewitt, non so quanto e come lo potrete ancora trovare. È una bestia cattivissima, il McBaren Dark Twist. Questo qua ha tutti i difetti che può avere un tabacco. Impesta, scalda come una bestia, non so, forse non è troppo umido, abbastanza asciutto. Ma per il resto le ha tutte, però ha un profumo, un sapore che per me sono inimitabili. E gli dedico una pipa apposta perché gli dedicherò una pipa apposta perché se ci fumi dietro lo risenti da qui all'eternità. Ragazzi, vi auguro buonissime feste, divertitevi, spero che vada tutto bene e alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, un saluto dalla Romagna. Allora, top 5, partiamo dai tabacchi. Perfection di Samuel Gawitz, una modern English mixture buonissima e aromatizzata alla vaniglia, anche se sente pochissimo, per gli amanti dell'Latakia. Enerdale, un soppy, molto incensato e floreale, con dei tabacchi Virginia Barley pazzeschi. Rimaniamo sempre nel soppy, il Condor, qui siamo su un gusto più di barberia, acqua di colonia. E un gusto meno fine e più duro, acqua di colonia, barberia. Poi il Semois, non ho la busta, un tabacco naturale, bello grezzo, molto saporito, mi piace tantissimo. E poi lui, il Brebbia Rondò, questo c'è tutti gli anni, un tabacco saporito, dolce, ma speziato, con un perique e un Latakia che poche volte ho sentito. Latakia siriano, qui c'era ancora. Ok, questi erano i 5 tabacchi, passiamo alle pipe. La Rinaldona Rinaldo 3Y Triade,
liscia. Ok. Questa è invece la seconda, la Rinaldina, Rinaldo doppia Y triade liscia. E le Rinaldo sono le mie pipe forse preferite. Tutto quello che deve avere una pipa ce l'hanno, assolutamente delle grandi pipe. Poi Penzo in morta, restituzione aromatica pazzesca e costruita perfettamente, leggerissima, una grande pipa. Daniel Shell Briar Gruppo 2, comodissima, rimane in bocca senza muoversi, ha un bocchino fatto perfettamente, grande restituzione aromatica anche questa, come tutte le altre, e con le English è buonissima, pazzesca. Anatra dalle uova d'oro, una Prince Apple con una costruzione perfetta, tirata perfettamente con un bocchino spaziale, radica morbidissima e accompagna i tabacchi benissimo, ha una costruzione perfetta. Ragazzi, per l'ultimo dell'anno mi raccomando, spaccatevi e do la linea a qualcun altro. Ciao! Eccoci, volevo farvi vedere la lista dei 5 tabacchi e 5 pipe di quest'anno. Allora, iniziamo con i tabacchi. Botti Flake, un English Mixture Virginia all'attacco aromatizzata al whisky dalla Samuel Gawit. Sam's Flake, sempre della Samuel Gawit, Virginia orientali, turchi, aromatizzate alle fave di tonka, in flake anche quello. Captain Black Dark, un tabacco americano, solo Black Cavendish, nero, nerissimo. E aromatizzato molto buono e non stucchevole. L'attacchia flake numero 9, un flake appunto English molto molto latacchioso, Virginia e latacchia, ottimo, molto buono. E il giallone, l'anfora giallo, un Virginia in purezza, buono, nulla di incredibile, ma un buon tabacco. Pipe di quest'anno, le pipe più usate e sì, preferite, ma anche più usate, via con cui mi sono trovato meglio in questo anno qua. Paronelli Olivastro, una pipa in ulivo sabbiato. Anatra dalle uova d'oro, modello Ventura, semicurva, con il fornello esagonale. Savinelli Lino, con pettinatura orizzontale. Francesco Ganci Panel dritta, liscia, con verette inserti qua in cocobolo, legno africano rossastro e bosso quello bianco. E Mimmo Fontana, Billiard Mimmo Fontana, bocchino metacrilato, radica di Erica Calabrese. Pettinatura verticale. Voilà. Ciao a tutti e buon anno. Ciao ragazzi, eccomi con la mia classifica tabacchi e pipe 2018. Quinto posto, Sam's Flake Samuel Gewit, Virginia orientali, lieve aromatizzazione, topping alle fave di tonka. Buono, l'ho fumato durante i pomeriggi di questi ultimi mesi. È un tabacco delicato, ma anche con una certa struttura. Quarto posto, Signature Flake di Peterson, grande scoperta, attirato dalla latta, ho ritrovato un tabacco favoloso, uno straight Virginia, quindi soli Virginia, erbaceo, con una discreta struttura e corpo anche lui. English Mixture al terzo posto, Peterson, sempre Wild Atlantic, English Mixture tradizionale nei contenuti, ma veramente curiosa, rapporto qualità-prezzo fantastico. Sempre una English al secondo posto, con un po' di perique, equilibratissima e vellutata, veramente elegante. Piccadilly di GLP's per Corner and Deal. Primo posto, non ho la confezione originale, l'ho preso sfuso, è lo Scotch Flake di Gewit Hogarth. Tabacco favoloso, anche questo uno straight Virginia, aromatizzato al leggermente cacao e floreale,
un tabacco veramente rivelazione, consigliatissimo. Le pipe sono una Brebbia Gemma President con vela in argento, che è stata la mia pipa più o meno da battaglia, nel senso che l'ho fumata tantissimo senza badare a cosa ci buttavo dentro e si è rivelata una vera sorpresa. Amorelli Penna di San Michele dei lenti fumatori del tubo, col nostro simbolo, fantastico simbolo. Anche questa pipa versatilissima che fuma ottimamente. Ser Jacopo Panel è una R1 rusticata, un bel pipozzo grosso per fumate serali comodamente in poltrona. Questa l'ho adibita a English Mixture, fantastica. Caminetto, splendida forma, anche questa mi ha accompagnato nelle fumate serali. Ci ho fumato anche con lei un po' di tutto, sia rusticata che sabbiata, è una doppia lavorazione, fenomenale. Primo posto, grande rivelazione di quest'anno, Brebbia del 70° anniversario. Una chubby, una brucianaso comodissima, una rocciatura che solo Brebbia sa fare. Anche questa veramente si è rivelata una pipa dal rapporto qualità-prezzo fenomenale. Ci ho fumato di tutto, resa aromatica fantastica. Brebbia 70°. Basta, vi saluto, vi faccio gli auguri, grazie per averci seguito e buon anno a tutti.